Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi recensione. Oggi parliamo del balsamo della PH Bio alla camomilla e aloe vera. E da come potete notare è Sefini. Come sempre quando vi parlo di un prodotto. Ma prima, come sempre, vi chiedo pollicini in su a questo video se vi piace questo genere di video, se vi piacciono i video recensioni, se vi piacciono i video shopping, se vi piacciono i video haul, se vi piacciono i video di abiti indossati, se vi piacciono i video di acquisti folli. Questo è il canale giusto. E quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo caricamento. Vi apparirò sul cellulino ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ma dovete avere l'applicazione di YouTube attiva, ovviamente. E poi ci sono anche su Instagram, mi trovate come Ramona Jane, lì sono estremamente attiva. Se volete sapere in qualunque momento della giornata io dove sia o cosa sto facendo, su Instagram lo scoprirete. Quindi se siete stra curiose della mia vita, venitemi a trovare anche qui, Ramona Jane. Comunque, veniamo a noi, PH Bio. Allora ragazze, cominciamo. Come ben sapete, io ho acquistato tutti i prodotti per il mio tipo di capello adatti al metodo sul sito della PH Bio, e, o meglio no, in un negozio della mia città che vende i prodotti PH Bio, e quelli che non sono riuscita a trovare li ho acquistati sul sito. E un paio, se non erro, un paio di maschere o uno o due non sono mai riuscita ad acquistarle perché anche a PH Bio mancavano sempre. Fatto questo pre, nel caso non abbiate visto i miei video precedenti appunto dedicati alla PH Bio, questo è l'ultimo prodotto che io avevo in casa di questo brand. Li ho finiti e recensiti tutti e mi mancava solo questo. Allora, cominciamo. Che cos'è? È un balsamo, è ovviamente adatto al Curly Girl Method, è un prodotto idratante, sì, ho sentito questo prodotto abbastanza idratante, ma comunque per quel poco che io lo tengo su, perché comunque io metto il balsamo dopo aver tenuto la maschera mezz'ora e immediatamente mi rendo conto ovviamente se un balsamo tende a seccare o se tende a idratare. Questo l'ho sentito mediamente idratante. Poi, pesantezza, non l'ho sentito super pesante, ma non l'ho sentito neanche leggero. È un balsamo che ho sentito, ha una bella consistenza. Quello che io detesto di questi prodotti e di tanti altri è che la boccetta è durissima, quindi io per far uscire questo, io perennemente questo prodotto, se avete visto il mio video sui prodotti che ho nel bagno, avete visto che era a testa in giù, lo tengo a testa in giù per far scendere, e soprattutto io per aprirlo e per utilizzarlo io lo schiaccio sul bordo del lavandino con una mano e con l'altra mano sotto prendo il prodotto, perché queste boccette sono di una plastica, di un duro pazzesco. Mi rendo conto che lo fanno probabilmente per proteggere di più il prodotto, soprattutto quando forse deve viaggiare, ok, farlo di una plastica più leggera forse non si può fare, perché sia questo che tanti prodotti dello stesso tipologia di boccettina americani sono così duri, altri invece li becco più morbide. Ma anche questo è un dire sul prodotto per quanto riguarda il pack, ma andiamo avanti. Allora, stavo dicendo, pesantezza non l'ho sentito molto pesante, non l'ho sentito neanche leggero, l'ho sentito mediamente pesante, quindi una via di mezzo fra un leggero e un pesante, diciamo un livello medio, ci poteva stare, ci piaceva. Poi scivolamento, avevamo uno scivolamento non vischioso come piace a me, avevamo uno scivolamento lieve. Ma comunque il capello non era ruvido, non era rasposo, non era cresposo già sotto le mani, non era secco sotto le mani, quindi lo scivolamento c'era. Scivolamento io parlo di metti il prodotto e fai questo, questo movimento. Se il capello mi scivola agilmente fra le dita c'è lo scivolamento, se proprio mi scivola via che non riesco neanche ad attorcigliarlo, quello è lo scivolamento vischioso che piace a me. Forse ho trovato dopo anni il modo di spiegarvi cosa intendo io per scivolamento, ce la posso fare. Prezzo, ragazzi, non ricordo il prezzo, ma vi lascio il link qui sotto al prodotto sul sito della PH Bio, così potete vedere quanto costa. Non penso che costi tantissimo comunque. Questo prodotto viene venduto, questo brand viene venduto soprattutto
soprattutto al Lidl. Io lo trovo, o meglio, lo trovavo in una saponeria della mia città, ma purtroppo da un paio di settimane, anzi tre, ho saputo che non avranno più questo brand. Infatti ci sono rimasta malissimo, perché la mia mamma utilizza lo shampoo di questo brand per i capelli grassi e ci si trova fantasticamente, uno shampoo pazzesco. Io sono arrivata a quello perché ho provato quello dell'Alchemilla e non si è trovata per niente bene, cioè tipo i capelli dopo un paio di giorni già erano grassi. Invece con questo della PH Bio, con lo shampoo per capelli grassi della PH Bio, i capelli di mia mamma per una settimana perfetti. Sono andata a ricomprare lo shampoo perché era terminato, tra l'altro lo stavo usando anche mio padre, felicissimo di utilizzarlo. Sono andata a ricomprarlo, non c'è più proprio il brand, e quindi adesso mi toccherà fare l'ordine online. Questa cosa è terribile, perché dovendo fare l'ordine online sarò tentata di riacquistare un paio di cose, di cui vi dirò dopo. Ma veniamo a noi. Allora, prezzo, quindi non ricordo il prezzo, ho la batteria che mi lampeggia, la sostituisco un attimo e torno. Rieccomi. Allora ragazze, ho cambiato la batteria, nel frattempo ho dovuto scaricare i file dalla videocamera e ho detto vabbè, visto che siamo al prezzo vado a cercare il prezzo, così dopo do finalmente un'informazione in più. Abbiamo un problema ragazze, il sito della PH Bio non c'è più, è in manutenzione. C'è anche da dire che questa schermata di manutenzione del sito della PH Bio è la stessa schermata di manutenzione del sito della maschera della BioQ, se non erro, di cui vi ho tanto parlato, che oramai vende solo la Coop, sempre se la vende più, e che anni fa il sito della PH Bio, che bene o male sono della stessa branca, cioè erano dello stesso brand, marchio, eccetera, eccetera, di proprietà, mi dissero no, stiamo rifacendo il sito, non si sa quando, per ora la trovi alla Coop. Io non ho modo di andare alla Coop, quindi non l'ho mai più comprata. E la mia domanda è, quindi per questo allora il negozio della mia città non vende più questo marchio? Perché forse la PH Bio è scomparsa, così come l'altro, ma non si sa. Fatto sta che adesso vi do una notizia che forse non sapevate. Se lo sapevate, scrivetemi qui sotto tutto quello che sapete in merito. A questo punto, se volete continuare ad utilizzare per ora questi prodotti o a cercarli o vi servono con urgenza, l'unico modo è raccattarli dovunque sul web, nei negozi online che li vendono, che non è il negozio della PH Bio ma altri negozi. Io adesso cercherò anche su Amazon, se trovo qualcosa vi lascio il link qui sotto. In ogni caso, io devo assolutamente trovare lo shampoo alla mia mamma, quindi dovrò fare incetta di shampoo per capelli grassi. In ogni caso, torniamo a noi. Quindi prezzo, io non vi so dire il prezzo perché non me lo ricordo e non ho pensato a iniziare già a cercare nuovi siti, ma passiamo alle proteine. Allora, proteine, al penultimo posto degli ingredienti di questo prodotto c'è una proteina. E quindi io utilizzavo questo prodotto come balsamo proteico in aggiunta quando utilizzavo la maschera idratante e lo shampoo proteico, sempre per il mio discorso di bilanciamento. Poi, umettante, è un umettante, per la prima volta forse nella storia di tutti i tempi sono preparata sull'umettante, perché per vedere la proteina, l'altezza della proteina, ho beccato subito l'umettante. Abbiamo l'aloe ai primi posti e la glicerina agli ultimi, quindi è un prodotto umettante, ma come sempre vi dico, un prodotto umettante da risciacquo, insomma, può farci solo bene. Secondo me il problema è più nei prodotti styling, quando sono estremamente umettanti e c'è tanta tanta umidità. Andiamo avanti, valutazione complessiva. Io ora, oramai, avendo dovuto scaricare i file, non ho fatto caso a quanto avevo parlato prima, quindi cercherò di essere rapida perché non so da quanto parlo. In ogni caso, allora, valutazione complessiva, ragazzi, la mia valutazione complessiva, a me questo balsamo mi è piaciuto davvero. Io perché vi dico, ho il problema, o meglio la paura, che se, perché vi ho detto prima, la paura che se vado sul sito per comprare lo shampoo alla mia mamma poi acquisto un altro paio di cose. Una era assolutamente questo, perché mi è piaciuto, e per la mia politica del non esiste che spendo i soldi di spedizione per un prodotto aggiungo a man bassa, avrei sicuramente aggiunto questo, perché veramente veramente mi è piaciuto. L'ho sentito sui capelli, non l'ho sentito troppo pesante, non l'ho sentito esageratamente smolloso ed idratante. Come prodotto era corposo, quindi già questo a me piace. Quindi
mi ha dato comunque l'unico, diciamo, punto neo negativo, ma neanche, era il fatto di avere un'unica proteina. Ma io questa proteina mi è sembrata di sentirla, tra l'altro io la integravo a prodotti con una proteina, nel senso che l'ho utilizzato con una maschera con una proteina, ho messo il balsamo con una proteina, quindi bene o male bilanciavo. Adesso io, come avete visto negli ultimi giorni, o meglio negli ultimi video, ho acquistato una marea di balsami con una proteina e ne ho anche altri con più di una proteina da utilizzare, quindi al momento diciamo che non dovrei fare questo acquisto. Ora non so, vedrò se trovo il balsamo e lo shampoo per mia mamma, magari ne prendo due o tre e quindi risolvo la mia fissa mentale del non compro un prodotto solo. Magari ne prendo due o tre, devo vedere se lo trovo quello shampoo perché era davvero ottimo. E l'altro prodotto era la maschera alla castagna, non so se vi ricordate, a me piacque, però la volevo riprovare e confrontarla con altre maschere proteiche che avevo, in maniera da poter scegliere e decidere se mi era piaciuta più o meno di altre. A questo punto non trovandola più in negozio, non c'è più il sito della PH Bio, ne ho tante da provare, quindi per ora la bypasso e quindi niente, comprerò solo lo shampoo alla mia mamma, sempre se riesco a trovarlo. In ogni caso, che dirvi più di questo? A me è piaciuto questo balsamo, non so dirvi come mai, perché ero partita molto prevenuta causa balsami precedenti, sempre di questo brand, invece mi è piaciuto abbastanza e lo ricomprerei, sì, non lo ricomprerò perché come avete visto ne ho comprati tantissimi di altro brand, ma sicuramente se mi dovesse capitare occasione io e avessi bisogno di avere comunque in casa un balsamo con una sola proteina da poter integrare ad altri prodotti, la mia scelta al momento sarebbe sicuramente per lui. E basta ragazze, questo è tutto, questo è il video di oggi, fatemi sapere se avete utilizzato questo prodotto, non so se ve l'ho detto perché io poi blatero e mi perdo, è il balsamo PH Bio alla camomilla e aloe vera, questo è 100% bio, ovviamente adatto al curly. Fatemi sapere se voi avete utilizzato questo prodotto, fatemi sapere come vi siete trovate, fatemi sapere se da voi lo trovate ancora. Io non vado a Lidl perché non ho la macchina, però fatemi sapere se ultimamente a Lidl lo state trovando. E niente, fatemi sapere come vi ci siete trovate, voglio sapere tutto e ci vediamo al prossimo video. Come sempre grazie tantissimo di essere qui, crescete ogni giorno di più qui sul canale ma anche su Instagram e io non smetterò mai di essere grata a voi per tutto questo e ci vediamo al prossimo video, mille baci, ciao!